thank you Buongiorno a tutti voi, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Verso gli Altari, anche quest'oggi insieme per affrontare una serie di temi che ci vengono eh, come dire, indicati dalle storie di vita di ragazzi e ragazze che hanno vissuto momenti eh, particolari, eh, che comunque ecco, ancora oggi ci parlano e parlano in questo periodo di quaresima soprattutto di sofferenza, ma, so ma anche ovviamente di speranza, ma parleremo inoltre anche di quelle che sono delle esperienze particolari vissute in ambito claustrale. Avremo un collegamento speciale questa mattina dal monastero delle Clarisse di Biancavilla in provincia di Catania, dunque andiamo in Sicilia, in questo uh, monastero appunto, per parlare di sì, storie di vita, di santità della porta accanto, ma anche di un'opera di misericordia importante attuata attraverso e colazione di uh, suor uh, Cristiana Scandura mh, a favore dei carcerati. Ma iniziamo subito con una figura, quella di una bambina. Si tratta di Alessandra Bianco, nata a Saluzzo in provincia di Cuneo, dovremmo avere anche qualche immagine, scomparsa prematuramente all'età di 12 anni. Il 5 marzo del 2014 dopo un'emorragia cerebrale e due giorni di lotta fra la vita e la morte all'ospedale Regina Margherita di Torino. La sua è stata una vita breve, dunque, ma che ha lasciato un segno profondo e un indelebile ricordo come esempio per tutti. Alessandra è stata una bambina come tante, animata dalla vita e dalla natura generosa nel darsi agli altri, genitori, parenti, amici e anche animali. Era una bambina che di fronte alle necessità non esitava a correre in aiuto dei compagni. Ma per Tracciare un profilo più approfondito di questa bambina e di questa storia di vita, una vera e propria testimonianza, abbiamo in collegamento Vera Bonaita, eh, la eh, ospitiamo nuovamente all'interno del nostro programma perché, oltre ad essere una educatrice, è autrice di una collana particolare dedicata proprio a queste storie eh, di eh, bambini e bambine, ma non solo. Dunque il mio saluto va subito a Vera, bentrovata, benvenuta tra noi. Grazie Nicola, grazie a tutte le persone che ascoltano, grazie ancora. Ho dato solo un piccolo cenno di quella che è stata la vita di Alessandra, ecco un'importante figura di riferimento questa anche per la sua stessa professione di educatrice, ma andiamo nel dettaglio ecco, di questa storia. Eh sì, io innanzitutto ho conosciuto Alessandra tramite un amico giornalista, Alberto Burzio, che gestisce in Valvaraita un bed and breakfast e colgo l'occasione per salutarlo e salutare anche la moglie Alma, oltre ai genitori di Alessandra, Graziella e Mino, che saranno sicuramente poi in collegamento. Ehm, dopo il primo libretto che avevo dedicato di questa serie alla ragazzina, alla bambina Alice Sturiale di Firenze, praticamente questo amico giornalista eh, mi, ha, così, mi ha anche eh, chiesto di, di poter conoscere i genitori di Alessandra ed eventualmente di poter scrivere qualcosa anche su di lei. Allora subito mi sono messa in contatto e ho parlato con la mamma, mamma Graziella, che mi ha tracciato un'esperienza molto molto profonda e toccante eh, della, della figlia alessandra e, e che sento vicina ecco anche perché alessandra era una bambina normalissima molto semplice amante soprattutto della vita e questo amore per la vita attraverso il suo sorriso lo sapeva trasmettere a parenti eh, amici in modo particolare infatti la vediamo in queste foto con uno sguardo molto limpido e eh, semplice proprio la, la purezza dei bambini di cui anche Gesù ci parla nel Vangelo e, e soprattutto questa vicinanza, anche. Agli altri l'ha sempre resa particolarmente sensibile eh, verso alcune realtà di, di bisogno, realtà di sofferenza anche perché eh, c'erano in classe sin dalla scuola primaria alcuni amici, alcuni compagni che lei eh, avvicinava molto più di altri ragazzi, altri bambini, altre bambine perché eh, vedeva un po' più nel bisogno, ecco nella difficoltà. Io ricordo a proposito che anche i miei. Docenti all'università mi hanno sempre aiutato a capire questa cosa di fondamentale importanza. Eh, chi insegna deve saper apprendere dalle persone a cui vuole insegnare, per cui, anche adesso, ad esempio, a scuola, nella mia missione, vocazione di maestra alla scuola primaria, ho un po' modo anche di. Così, di relazionarmi con tanti bambini, e i più difficili sono sempre i miei preferiti. Quindi ringrazio anche Alessandra perché ha dato questo seme al mio cuore e continua a lasciarlo. Ecco, questo è sicuramente uno, uno degli aspetti più importanti della vicenda, seppur breve della piccola Alessandra, questa vicinanza verso i più bisognosi nella sua classe, nella sua scuola ecco la contraddistinta, ma aveva anche altre passioni particolari, eh, soprattutto eh, riguardante il disegno. Sì, è vero, eh, infatti, Alessandra ha creato anche un fumetto molto bello che ha per protagonista Otello, e, e in genere, nei suoi temi che Mamma Graziella mi ha fatto leggere diverse volte, eh, i protagonisti sono appunto gli animali. Quindi Alessandra amava molto anche la natura, spesso ad esempio la domenica, ma anche eh, qualche volta nel, durante la settimana, momenti liberi anche della. La mamma e del papà li trascorreva al parco, ad esempio, o in estate al mare, e poi aveva sempre modo di incontrare alcuni amici, appunto eh, amici. Nostri amici fedeli, come ad esempio cani, ma anche scoiattoli, uccellini che si avvicinavano a lei con molta familiarità. Non sono favole, ma sono davvero la realtà, come avete potuto notare anche dai disegni che Alessandra realizzava molto bene. Aveva anche in casa due tartarughe chiamate appunto Tarta e Ruga. E fino a, a poco tempo fa, comunque, hanno vissuto serenamente con i genitori di Alessandra, Graziella e Mino, e Alessandra aveva dedicato un bel un bellissimo fumetto, un bellissimo tema anche a loro. Ci teneva molto alla relazione con gli animali perché vedeva la mano del creatore. Quindi questo sta alla base un po' anche dell'esperienza di questa ragazzina che aveva anche una fede che forse non, non diceva, non esprimeva parole, ma comunque con i fatti. Tant'è vero che anche a Catechismo il sacerdote, il don che seguiva il gruppo dei ragazzi di cui anche Alessandra faceva parte, ha sempre detto che eh, lei dava comunque una marcia in più perché faceva percepire il, il volersi bene, e questo è molto importante, soprattutto nelle relazioni tra i ragazzi e nel mondo d'oggi. È bello poter sottolineare ancora questo aspetto, Vera, relativo al fatto che Alessandra, ecco, senza particolari disagi, senza paura o vergogna, ecco, avvicinava i suoi eh, compagni più fragili per metterli a loro agio. E anche questo, eh, questa attenzione particolare attraverso il disegno nell'elaborare un fumetto anti-bullismo dice tanto ai nostri cuori. Ecco, il sogno di Alessandra era... Ovviamente da quello che abbiamo detto quello di diventare insegnante, ma ho letto una bellissima frase eh, cercando un po' in giro ecco, testimonianze sulla sua vita. E la testimonianza è quella di un suo eh, professore che molto commosso, eh, proprio durante i funerali, ha detto eh, lei voleva fare appunto eh, l'insegnante, e il professore dice: Lo sei già stata, ci hai insegnato tanto. Ora tocca a noi fare tesoro dei, suoi, dei tuoi esempi. Ecco, questo dice tanto, anzi forse tutto di Alessandra. È vero, sì, poi eh, mi viene un collegamento così anche mentre lei Nicola parlava a proposito dell'insegnamento come un viaggio, perché eh, in un tema Alessandra intervista Ulisse, il personaggio protagonista dell'Odissea, e gli mette proprio in bocca questa frase, questa riflessione, in tutti i viaggi si ha paura di ciò che ti aspetta. Eh, diciamo che l'insegnamento, l'educazione potrebbe anche essere questo, inizialmente una sorta anche di paura. Una sorta di, di titubanza di fronte a quello che eh, ci si aspetta vuoi gli alunni, vuoi le famiglie, oggi appunto eh, alcune anche con diversi disagi. E, e Alessandra ha vissuto veramente anche questo viaggio della vita, viaggio dell'insegnamento, eh, forse con eh, inizialmente un po, di, un po' di timore, ma l'importante è superare questo timore perché si hanno degli obiettivi eh, veramente belli. E il suo obiettivo principale era quello di amare la vita, di farla amare. Così eh, sarebbe diventata un'ottima insegnante perché avrebbe davvero trasmesso la vita, ripeto, non solo a parole, ma anche con tutta se stessa e con il suo cuore grande. Che si batteva appunto per eh, tristi vicende come quella del bullismo, che oggi tocca tante realtà, soprattutto a scuola. E speriamo che molti, eh, molte persone possano leggere il suo ultimo libro, che si intitola Bulli e bacchette magiche. Perché qui si trovano tanti riferimenti anche eh, davvero anti-bullismo, attraverso il suo fumetto, attraverso la sua storia di vita e, e la testimonianza che Alessandra ancora ci può lasciare proprio come ragazza molto umile semplice bella fuori e bella dentro sapendo che per piacere al nostro signore comunque quello che, che conta è sempre il cuore e viaggiare viaggiare cercando di superare anche le fatiche quotidiane in questo alessandra è insegnante maestra di vita che continua ad appianarci la strada e quando si tratta di storie come quella di Alessandra, ecco è davvero difficile mantenere anche un certo contenimento, ecco, l'emozione eh, sale direttamente dal cuore. Ecco, in 12 anni una bambina come Alessandra ha fatto cose che magari una vita intera di un insegnante stesso è costenta eh, a realizzare. Grazie, grazie signora Uh, Vera per questa testimonianza, noi ci lasciamo però con una promessa, sono ancora tante le figure di cui vorremmo trattare, tra le altre, anche quella di una sua uh, parente molto stretta, uh, parleremo di Lina Pezzotta. Ecco, sono tantissime le testimonianze che lei potrà ancora regalarci nel corso di questo nostro appuntamento, ma è soltanto un rimandare alle prossime occasioni. Grazie ancora, Benissimo, Vera, Alla prossima. grazie Nicola. Gra Grazie anche per aver accennato comunque a mia zia in questo caso. Veramente sono molto commossa perché è una figura che merita di essere conosciuta sicuramente e so che adesso dal cielo mia zia guarderà e, e sarà felice. Grazie a tutti coloro che hanno ascoltato e sempre per la sua accoglienza molto gentile. Grazie. Grazie, grazie. Noi ci fermiamo per la prima pausa in scaletta e poi torneremo insieme ancora con un'altra bella esperienza. Questa volta andremo in Sicilia nel monastero delle Clarisse di Biancavilla. E come vi accennavo è il momento di aprire un'altra pagina, sicuramente particolare nel contesto del nostro percorso settimanale. Ci trasferiamo nel monastero di Santa Chiara di Biancavilla, siamo in provincia di Catania, dove troviamo un volto che eh, per tanti che utilizzano i social è sicuramente eh, noto ed è importante anche come dire, sottolineare questo aspetto dell'evangelizzazione e anche dell'attuale... Delle, concretizzare delle opere di misericordia attraverso i social pur dalla clausura. Si tratta di Suor Cristiana Scandura che è in collegamento e che salutiamo subito con un caloroso benvenuta tra noi. Grazie, pace e bene a tutti. Io ho in mano ho due libricini, eh, Come un giardino di fiori e eh, Come una sinfonia. Testimoni della fede dei nostri giorni. Ecco, vi faccio vedere le copertine perché in um, queste due copertine ci sono anche delle eh, foto di eh, ragazzi e ragazze. Che nel nostro percorso settimanale abbiamo anche trattato in alcuni casi, sono tante di quelle belle eh, figure eh, di cui appunto, grazie alle testimonianze che raccogliamo, possiamo proporvi l'esperienza e il ricordo. E Suor Cristiana ha raccolto appunto tante di queste vicende in queste due opere, ma ce n'è un'altra che eh, ha proprio il titolo che ci fa mh, comprendere l'importanza di quello che è il suo apostolato a, a favore dei carcerati, un raggio di sole oltre le grate. Ecco, questa è un'opera che eh, lo stesso Papa Francesco, a eh, suor Cristiana, ecco, ha mh, caldeggiato come eh, momento importante di condivisione con queste persone eh, comunque bisognose. Ecco, questo è l'altro eh, libricino. Ma ora non voglio togliere ulteriore spazio a Suor eh, cristiana perché vogliamo entrare nel merito di quello che è innanzitutto la realtà del suo monastero e della sua eh, opera a favore dell'evangelizzazione anche della misericordia per i più bisognosi. Partiamo proprio da questa esperienza. C'è del bene ovunque, gli esempi presenti attorno a noi possono essere tanti, un po' anche questo è il senso delle opere che ha scritto? Sì, e spesso siamo portati a guardare solo il male che c'è nel mondo, ma in realtà il bene presente proprio attorno a noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, è davvero tanto, però va cercato. Per usare un'immagine a me molto cara, il bene è come i funghi di bosco. Per trovarli bisogna cercarli con attenzione. Così è il bene, va cercato e una volta scoperto va condiviso, divulgato, perché il bene come la gioia e l'amore è per natura sua diffusivo e contagioso. Mi piace molto... Immaginare il sorriso di Dio che al termine del suo capolavoro che è la creazione, la contempla compiaciuto, esclamando è veramente tutto ok, è veramente cosa molto buona, perché tutto ciò che Dio ha creato è bello e buono, intriso di sapienza, di amore e di armonia. È vero che l'uomo è fragile, eppure anche santo, in divenire. E la verità più profonda dell'uomo non è il male, ma il bene. Anche se per fragilità pecca, l'uomo non coincide mai con il suo peccato, ma con la sua capacità di amare. Dio ci guarda, mi piace quest'altra quest immagine. Eh, ci guarda con gli occhiali, io penso che quando, quando Dio ci guarda, eh, me lo immagino che indossi degli occhiali particolari, degli occhiali bifocali, che da una parte lo rendono quasi cieco di fronte alle nostre molteplici e ricorrenti magagne e dall'altra parte invece acutizzano la sua vista sulla nostra anche minima volontà di compiere il bene. Sono belle immagini sicuramente, Sor Cristiana. Sì. Ecco, particolari perché appunto ci invitano anche a riflettere su questi temi con un occhio particolare. Eh, Sor Cristiana, ecco, vediamo anche delle immagini della vita quotidiana all'interno del monastero, ecco, all'interno di una realtà che. Uh, forse superficialmente possiamo pensare uh, chiusa dietro appunto le grate, ma che anche attraverso la sua opera dimostra quanto si possa arrivare uh, dritti al cuore di tante persone, anche e soprattutto le più lontane. Uh, ho omesso di dire, tra l'altro, all'inizio presentandola che uh, lei quotidianamente uh, scrive di uh, santità del messaggio del Vangelo attraverso i uh, social, quindi sono riflessioni che propone. Quotidianamente. Ecco, ma mh, tornando a quelle che possono essere le storie di vita che sono raccolte anche in queste, eh, in queste opere, sono tanti ragazzi, le ragazze, bambini. Spesso, ma ci sono anche altre storie particolari. Quali di quelle che ha incrociato l'ha colpita maggiormente? E, a motivo del, dell'umile apostolato che, che svolgo nei confronti dei fratelli carcerati. Mi ha molto colpito la vita e la conversione di uno di essi, Jack Fesh. Da circa cinque anni il Signore mi ha donato come una vocazione nella vocazione di annunciare il Suo amore, la Sua misericordia e la Sua tenerezza ai fratelli e alle sorelle che vivono l'esperienza del carcere in Italia. E con frequenza bimestrale raggiungo questi fratelli non di presenza, essendo una suora di clausura, ma attraverso una riflessione scritta che inviò a 230 carceri d'Italia, semplicemente per portare un raggio di sole oltre le grate, per portare un messaggio di amore, di speranza e di fiducia al cuore di chi si sente solo, di chi nella vita ha sbagliato come tutti del resto. E Jacques Fesch è nato il 6 aprile del 1930 nei pressi di Parigi. Ed è morto nel carcere La Santé di Parigi nel il primo ottobre del 1957, ghigliottinato, all'età di appena 27 anni. I genitori di Jacques erano di origine belga e si erano trasferiti in Francia. Era una famiglia molto benestante. Il padre di Jacques era direttore di banca. In casa di, di Jacques Fesch abbondava il denaro ma non abbondava la fede. Il padre si dichiarava ateo e si preoccupava di trasmettere al figlio il suo ateismo. Per questo Jacques cresceva disorientato, inquieto, molto infelice e perdeva progressivamente ogni minimo sentimento religioso. All'età di 17 anni comincia a frequentare una giovane con la quale ha una figlia prima del matrimonio civile. E la sua vita è segnata da una tragedia, da un delitto. All'età di 24 anni, Jack tenta una rapina. Aveva bisogno di soldi, non per povertà, perché, come dicevo prima, eh, apparteneva ad una famiglia ricchissima, ma per il capriccio di comprare una barca a vela e andare in Polinesia. Quindi tenta questa rapina, segue una colluttazione, la fuga, l'inseguimento. E' in preda al panico Jacques spara e uccide un gendarme e in quel periodo in Francia l'uccisione di un gendarme era punita con la pena di morte del colpevole e quindi Jacques viene catturato e portato in carcere. Ed è proprio qui quando tocca il fondo della propria esistenza che rientra in se stesso e si apre per accogliere la grazia di Dio e comincia ad organizzare in carcere stesso la sua giornata come quella di un monaco e alla fine va incontro alla morte vivendola come un'offerta della propria vita insieme a quella di Cristo. E oggi la Chiesa lo, lo, lo riconosce come servo di Dio a motivo di questa sua profonda conversione. Ecco, una storia questa che si innesta sicuramente in maniera forte e radicale anche nel percorso quaresimale che stiamo vivendo, il tempo. Per eccellenza dedicato alla conversione. Sor Cristiana, ecco è bello uh, ascoltarla, sarebbero tante le cose da raccontarci anche di questo rapporto umano con uh, tante persone che vivono la realtà carceraria. Ma uh, vogliamo. Eh, Ovviamente su questo, come dicevamo prima, anche lo stesso Papa Francesco l'ha incoraggiata a continuare con eh, coraggio e creatività, che certamente non le manca questo, questo Apostolato. Ma siamo quasi in conclusione di questo nostro appuntamento, vogliamo riservare ancora qualche minuto a quello che è il significato dell'essere santi oggi e soprattutto in vista della Santa Pasqua, quale può essere il messaggio che da questo deriva? La santità non consiste nel compiere imprese straordinarie. Essere santi oggi significa semplicemente vivere il Vangelo nel quotidiano, testimoniando la gioia di seguire Cristo, di appartenere a Lui. Ciò che rende credibile l'annuncio di una bella notizia è proprio la gioia. Non si può annunciare il Vangelo, che è una bella notizia, anzi la più bella notizia, quella che Dio ci ama con un volto triste o con un atteggiamento depresso. La nostra gioia è Cristo, è una persona. E voglio confidarvi una cosa, tanto siamo in famiglia, l'umanità è una grande famiglia. In una lettera che ho scritto al Santo Padre, gli ho palesato uno dei miei desideri, e cioè mi piacerebbe molto che aggiungesse alle sette opere di misericordia spirituale un'ottava opera proprio quella della gioia o del buon umore, intendendo con questo la, la capacità, certamente attinta nel Signore, di regalare anche un semplice sorriso a chi ci sta accanto. È bello, bellissimo questo, questo aspetto, ecco, così semplice, è bello poterlo... Evidenziare in questo modo. Certamente è comunque un atteggiamento che possiamo eh, avere nella nostra quotidianità anche e soprattutto in quelle che sono le situazioni di sofferenza a noi più vicine. Suor Cristiana, io non posso che dirle grazie per questo contributo e eh, sperando di riaverla quanto prima tra noi, ovviamente tralasciando quello che può essere anche l'impegno per qualche minuto eh, dedicato all'apostolato alla nelle carceri, verso i carcerati e a quello che eh, realizza attraverso appunto l'evangelizzazione sui social ecco sarebbe bello riaverla con noi anche eh, nelle prossime puntate grazie ancora di cuore, pace e bene la Santa Pasqua, pace e bene noi ci fermiamo ora per una ulteriore pausa, ma poi entriamo nel merito di un'altra vicenda. Ascolteremo la testimonianza di Anna Bonarrigo, mamma di Angelica Abate. Questa è una storia che... Ha avuto tanto scalpore, tanta risonanza anche a livello mediatico perché nella vicenda della malattia improvvisa di questa ragazza, una giovane eh, promettente pallavolista, tra l'altro restiamo in Sicilia, eh, ci trasferiamo da Catania a eh, Messina. Ecco, ha avuto risonanza perché si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare questa ragazza ad affrontare delle cure che solo all'estero potevano dare ulteriori eh, speranze. Ma comunque eh, Angelica eh, non ce l'ha fatta ma ha lasciato un'eredità davvero importante dal punto di vista dell'amicizia e di quello che ha, ha potuto uh, realizzare attraverso il contatto con tanti amici ed amiche. Ne parleremo con la mamma più tardi, subito dopo la pubblicità. Angelica Abate nasce a Messina il 25 marzo del 2002. Fin da piccola è portata per la scrittura, il disegno e il canto. A sette anni inizia a praticare la pallavolo, sport che amerà in maniera profonda e nel quale raggiungerà importanti risultati. Altissima e con una evidente costruzione fisica, all'interno delle squadre del Rocca Lumera diventerà il capitano. Una presenza fondamentale per il gruppo sportivo, la trascinatrice, il punto di forza tecnico ed emotivo. Frequenta il liceo scientifico con profitto e nel secondo anno vince nei mille metri nella sezione cadette. Un'altra coppa arriva nel terzo anno, stavolta con una composizione poetica in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. Le sue doti canore spiccano nel coro del liceo. Scopre prestissimo un grande amore e interesse insaziabile per la lettura. La sua libreria si arricchisce sempre di più. Apre un profilo Instagram. Angelique The Reader, nel quale sposa il mondo dei libri con quello della fotografia. In poco tempo i follower crescono e inizia la collaborazione con giovani autori e case editrici. A caccia dei tramonti più suggestivi rubati alle bellezze della riviera ionica, le sue foto incorniciano splendidamente copertine alle quali associa personali recensioni. La lettura diventa un messaggio tra le coetanee, un dono alternativo e inaspettato. Angelica comincia a soffrire di forti mal di testa che non andavano via con i normali farmaci. Così, dopo le prime visite all'ospedale di Taormina, i medici, in seguito a un attacco, scoprono una massa di 5 cm nel suo cervello. Si tratta di un raro tumore che rappresenta appena il 2% di tutti i tumori cerebrali pediatrici. Dopo il primo intervento, sembra stare bene. Il 25 marzo festeggia il diciottesimo compleanno. Ma dopo un paio di mesi riprende a stare male. Iniziano viaggi per visite specialistiche da Firenze a Milano, arrivando persino ad uno stato di pre-coma. Finalmente una speranza sembra balenare presso una struttura in Germania. Servono tanti soldi e la solidarietà non viene a mancare. Angelica viene operata ad Hannover il 20 maggio. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto, ma le sue condizioni peggiorano. Nonostante ogni tentativo da parte dei medici di tenerla in vita, Angelica non ce la fa. È il 21 settembre del 2020. Dunque la vicenda di Angelica è una vicenda straordinaria, abbiamo sentito sul, nel solco ecco, di quanto abbiamo raccontato. Una storia che ci colpisce nel cuore e noi abbiamo in collegamento Anna Bonarrigo, che è la mamma di Angelica, proprio per darci qualche ulteriore spunto su una vita che è un esempio per, per tutti. Buongiorno e benvenuta signora Anna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, dicevamo, la straordinarietà dell'esempio di Angelica colpisce al cuore. Ecco, qual è il suo punto di vista da mamma rispetto a quanto Angelica ci dice oggi? Io sono dentro a, a questa storia, perché quando è iniziato tutto la, la nostra vita ha preso un percorso diverso. E sono ancora in cammino perché c'è dello straordinario in questa storia e questo a dirlo non sono solo io. Ecco, raccontaci un po' quello che è stato il momento più forte di questa, di questa vita. Ecco, eh, come avete vissuto i diversi momenti che si sono succeduti? <ride> Innanzitutto è iniziato tutto come un fulmine a ciel sereno perché Angelica non ha dato mai, ma dico mai, cenno di, di malattia. Eh, una consistenza fisica esemplare, un 1,80 m per 70 kg di muscoli. Una pallabolista professionista, una ragazza dolcissima, intelligente. Inizia questo percorso, cioè questi, questi sette mesi durissimi e lì vedo un'Angelica che io conoscevo, ma non fino a questo punto, nella sua, nel coraggio che ha dimostrato, ma straordinariamente nel coraggio che infondeva agli altri, coi danni che via via spostandoci negli ospedali, lei infondeva agli altri. Ma la bellezza di tutta questa storia è che non, non è finita in una data ben precisa, ma è continuata e continua. Ecco, il percorso di fede di Angelica è un elemento importante. Ecco, quanto è stato fondamentale per lei ecco, affidarsi alla fede nel momento più difficile della sua vita? Io e Angelica pregavamo, avevamo questo rosario di legno che ci siamo portati con noi ovunque, ma ripeto, è, è stato assurdo vedere la sua reazione perché non, Angelica non si è mai lamentata, non ha mai impregato, ha accolto tutto con una, con una serenità non normale. Ecco. Mi viene da dire non normale. E poi il fatto è che sono iniziati una serie di, di, cose, di cose straordinarie. Voglio arrivare all'Oggi perché subito dopo, uno fra tutti, mi scrisse un parroco dicendomi che con lui già abbiamo parlato e lui è d'accordissimo che io dica questa cosa. Sognò Angelica in un campo di, di fiori, ricollegò da una foto che io pubblicai in, eh, in Facebook, e gli disse chiaramente: Diglia a mia mamma che sono felice. Cioè, voi capite davanti a una cosa del genere, un uomo che non aveva mai visto mia figlia, ma di fatti, così ne sono, eh, ne sono successi tanti. Ora io mi sono trovata al bivio fra perdere la fede perché il desiderio di una madre è quello della guarigione, oppure percorrere questo cammino straordinario che mi si è aperto davanti a me. Perché quando Angelica, in primis a me, in un sogno, mi disse, mamma, dobbiamo fare le cose che piacciono a Gesù. Io mi sono svegliata a un secondo dal vederla davanti e lì ho iniziato a capire che ero chiamata a testimoniare quello che io stavo vivendo. Ecco Anna, noi eh, sicuramente capiamo quale stato d'animo coinvolge, e lo facciamo anche settimanalmente incontrando tante altre mamme e genitori rispetto a storie così drammatiche eh, dei propri figli, ma così come leggiamo gli aspetti drammatici riusciamo a vedere quella luce spesso diciamo che ci porta alla speranza. Ecco la speranza che oggi... Angelica eh, comunque porta nei cuori di tanti qual è il suo ricordo da parte dei suoi amici e soprattutto come eh, si può concretizzare questa sua testimonianza oggi? Ma ricorda a parte, la, la, lo straordinario, ecco, non è il ricordo di chi ha conosciuto Angelica mentre eh, con i compagni di classe, i compagni di di pallavolo, quelli del coro della chiesa, ovunque lei andasse. E, e la, lo stupore è in chi non l'ha conosciuta dal vivo, ma mh, si interroga dopo vedendo una foto, leggendo di lei. Oggi io mi trovo a spedire le sue immagini perché mi viene detto questa ragazza è entrata nella mia vita. È un esempio, mi, guardare i suoi occhi. È una finestra verso il cielo e io mi trovo a spedire queste immagini con alcune delle sue frasi estratte dal suo profilo Instagram Angelique The, the Reader, dove ci sono queste sue massime di vita: questo spronare gli altri verso apprezzare la vita, vivere um, in, in, uh, in serenità, questo suo. Catturare le bellezze della, della natura. Perciò ho preso queste tre frasi, una fra tutti, ecco. Live with courage, vivi con coraggio. Da premettere che io queste cose le ho poi eh, sondate dopo. Uno fra tutti, un segnalibro che trovai nella sua camera. Capovolgi il tuo destino, sarò sempre qua. Questa è stata proprio l'inizio di tutto perché ho, ci ho pensato notte e giorno in questa frase e poi ho ricollegato le sue parole che mi disse la notte prima di partire in, in un ospedale credici mamma abbi fede io sarò sempre qua lo vedrai guarda il cielo abbi fede mamma e, ed è stato così è stato sicuramente così noi abbiamo tratteggiato ecco un po' in maniera generica quelle che sono state anche le passioni, le forti passioni di Angelica, oltre allo sport, appunto la lettura. Lei aveva questo grande stimolo e sete di, di conoscenza. Ecco, anche questo è stato un elemento sì. caratterizzante che stai cercando anche di eh, portare avanti, parlando di lei. Sì, sì, a casa. <coughs> Abbiamo un'eredità di 300 libri, sono suoi. E una divoratrice di libri, di libri, anche dei mattoni di libri interessanti. Aveva anche iniziato a leggere, a comprare. Mi è capitato fra le mani la vita di Sant'Agostino. Da sempre teneva nella sua stanza e ancora è lì un quadretto con la preghiera di San Francesco d'Assisi, quello fai di me uno strumento, penso che tutti conosce, conoscerete. E lei praticamente tutto questo, assorbendolo, era un dono verso gli altri, un, un contagio. Tengo i contatti con le compagne dove, ecco, lei nella mia vita, lei mi ha aiutato tantissimo, però ripeto, quello che mi stupisce è i messaggi che ricevo io. Di, di, di ragazze sconosciute ehm, che, che chiedono di lei, che, che, che la vengono nella loro vita senza averla mai conosciuta ed è questa la cosa veramente straordinaria. E noi siamo contenti, Anna, di aver condiviso con il nostro pubblico, con i nostri telespettatori, ecco, una piccola parte della storia di Angelica. Una storia di vita, è questo il tema che andiamo ad approfondire anche nell'ambito del nostro programma, che sicuramente conserveremo anche nei nostri cuori. Grazie, grazie e un abbraccio, Anna, da parte di tutti noi. Grazie a voi, grazie a voi. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi torneremo insieme per aprire ancora delle pagine di vita e di eh, santità. Storie di vita e santità. Spesso usiamo questo binomio che è al di là di quello che poi è l'iter ufficiale della Chiesa che è analizzando particolari vite eh, appunto scandaglia quelle che sono le virtù definite eroiche che poi di fatto aprono un processo canonico verso la santità effettiva ecco diciamo al di là di questo ci sono tante storie edificanti se non altro testimonianze di fede come quelle che abbiamo ascoltato nella pagina loro dedicata all'interno del nostro appuntamento con verso gli altari ma ora in uh, uh, conclusione del nostro programma nella parte che solitamente utilizziamo ad un, ad un riassunto ecco, di quanto ho ascoltato eh, fin qui eh, oggi come avrete notato non eh, c'è a farmi compagnia Fra Ezio Varvara impegnato in questo periodo particolare possiamo immaginare importante di preparazione alla settimana santa e alla Pasqua del Signore ma Fra Ezio tornerà con noi eh, appena possibile eh, dicevamo in questa parte ci aggiorniamo attraverso il sito del Dicastero delle cause dei santi su quelli che sono gli ultimi atti, la promulgazione degli ultimi decreti che hanno data 14 marzo. Papa Francesco infatti in quella data ha autorizzato il Dicastero a promulgare i decreti riguardanti il miracolo attribuito all'intercessione del venerabile servo di Dio Stefano. Uh, Douai, patriarca di Antiochia dei Maroniti, ed ancora il miracolo attribuito all'intercessione del venerabile servo di Dio José Torres Padilla, sacerdote diocesano, cofondatore della congregazione delle suore della Compagnia della Croce, Ancora il miracolo attribuito all'intercessione del venerabile servo di Dio Camille Costa de Beauregard, sacerdote diocesano francese. Il martirio del servo di Dio Max Josef Metzger, sacerdote diocesano fondatore dell'istituto secolare Societas Christi Regis, ucciso in odio alla fede il 17 aprile del 1944 a Brandeburg-Görden in Germania. Il martirio delle serve di Dio, Cristofora Kronfas e 14 compagne della Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine Martire, uccise in odio alla fede nel 1945 in Polonia e in Russia. Le virtù eroiche del servo di Dio Ghevarghese Thomas Panicharuvetil, eh, arcivescovo di Trivandrum eh, dei Siro eh, Malancaresi, fondatore delle congregazioni dell'ordine dell'imitazione di Cristo e delle suore dell'imitazione di Cristo. Le virtù eroiche ancora del servo di Dio Liberio Rodrigues Moreira, sacerdote diocesano brasiliano. Le virtù eroiche della serva di Dio Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, fedele laica e madre di famiglia, fondatrice della Congregazione delle Suore Passioniste di San Paolo della Croce. Le virtù eroiche della serva di Dio Maria Alfonsa Antwornen, eh, fondatrice della Congregazione delle Suore Domenicale di Santa Rosa da Lima, eh, nata il 20 maggio del 1851 negli Stati Uniti e morta a New York nel 26 e, e infine le virtù eroiche della serva di Dio Angelina Pirini, fedele laica, e di Elisabetta Iacobucci, suora professa dell'Istituto delle Suole Terziarie. Eh, tra questi decreti c'è anche quello relativo... A uh, un uh, cappuccino uh, si tratta di Ante Tomicic, uh, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. In tanti uh, ricordano l'intensità della sua preghiera, specialmente nel sostare in adorazione davanti all'Eucaristia. Dopo l'avvento del comunismo, siamo in Croazia, quindi in quella che all'epoca era la uh, Jugoslavia, portare segni religiosi in pubblico provocava spesso irrisione e ostilità. Ma egli non torse mai il suo saio, subendo pubblicamente ingiurie. Affrontò le difficoltà quotidiane con fortezza e fiducia nel Signore, mosso da una incrollabile speranza che gli porta a compimento in ogni sua opera, perché tutto è nelle sue mani. Questi gli ultimi decreti, come dicevamo, eh, relativi appunto alle cause di eh, beatificazione e canonizzazione in corso o che sono appena avviate. Intanto. Però vogliamo, come ogni settimana in questa parte del nostro programma, eh, aprire un'altra parentesi che è quella relativa... Alla Gaudete ed Exultate. Eh, chi ci segue da tempo sa che stiamo eh, in un certo senso eh, leggendo, ascoltando, facendo nostri alcuni punti di questa esortazione apostolica di Papa Francesco, che ci parla anche e soprattutto di santità. Ascoltiamo questo contributo di Fra Ezio. È una persona dallo spirito. Orante, che ha bisogno di comunicare con Dio, è uno che non sopporta di soffocare nell'immanenza chiusa di questo mondo e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi. Per Santa Teresa d'Avila, la preghiera è un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo d'essere amati. Vorrei insistere sul fatto che questo non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti perché abbiamo tutti bisogno di questo silenzio carico di presenza adorata. La preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio, a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la suave voce del Signore che risuona nel silenzio. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le vie di santità. Che il Signore ci propone. E come avete potuto ascoltare, sono tante le riflessioni che mm, possiamo trarre dalla Gaudete ed Exultate, questo importante strumento. Che ci ha dato Papa Francesco. E quello della santità, che poi è il tema generale che stiamo affrontando, è un tema molto caro a Papa Francesco nel suo pontificato. Infatti, cresce sempre più il numero di santi canonizzati ed egli stesso, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, appunto, ha scritto nel 2018 l'esortazione apostolica Gaudete et exultate, proponendosi di incarnarla nel contesto attuale con i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportunità. oportunitatea. Il convegno La Santità oggi eh, è uno dei momenti che eh, ha messo in evidenza questi aspetti, è nato dall'istanza di mettere in dialogo con il mondo attuale i temi su cui quotidianamente si porta avanti il lavoro per le cause di beatificazione e canonizzazione. Non si tratta di un momento alternativo né a quello che il dicastero fa ogni giorno né a momenti di scambio e formazione che si organizzano e si tengono internamente. Organizzare un convegno sulla santità per il dicastero significa assolvere un. Compito di indagine e di approfondimento, capace di coinvolgere esperti di teologia e spiritualità, di società e comunicazione per svolgere in modo più completo il suo servizio. E tra le attività e il servizio del Dicastero delle Cause e dei Santi vi è anche quello appunto della. Uh, organizzazione ed importanti momenti di riflessione uh, su uh, alcuni aspetti che emergono da queste vite prese in considerazione. Allora voglio chiudere il nostro appuntamento con un rapido sguardo su quello che è stato il momento di riflessione dedicato all'amore agli ultimi nella vita familiare. Sono state prese in considerazione quattro vite, quattro esempi di donne sante. La capacità di compassione verso gli ultimi, e l'accoglienza della sofferenza per l'amore di Cristo, e poi la santità vissuta nella vita matrimoniale, nella maternità, nel diverso percorso appunto di quattro donne al centro di un pomeriggio che ha concluso il convegno internazionale. Interuniversitario che si è tenuto a Roma dal titolo Donne nella Chiesa, Artefici dell'Umano. Santa Teresa di Calcutta, Santa Rebe Rebecca, la Beata Maria Beltrame Quattrocchi e la Serva di Dio eh, Dafros Mucasaga. Sono le quattro figure di donne che il convegno internazionale. Continu Interuniversitario, ha appunto scelto di presentare eh, nel corso di questi eh, lavori. Eh, sono emersi alcuni stimoli, dicevamo, riguardanti il cuore compassione, eh, compassionevole di queste donne, l'identificarsi con la passione di Cristo ed ancora la fecondità del dono e nella santità di eh, Coppa. Tanti aspetti questi che hanno messo in evidenza soprattutto un tema, che è quello del cuore della famiglia, nucleo all'interno del quale si può sviluppare la santità. E questo lo abbiamo visto anche nel corso dei nostri appuntamenti di queste settimane: quanto importante sia la trasmissione della fede nell'ambito familiare. Questo è il nostro eh, momento conclusivo, però non eh, Possiamo non salutarci anche se Flaezio non è qui presente con il nostro saluto che è poi un augurio anche di rivederci la settimana prossima. Pace e bene a tutti.